Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Bentrovati al consueto appuntamento con il format Fondazione CRC Informa. Oggi parleremo di un progetto che si chiama Cuneo Provincia Smart, un progetto che racchiude due bandi, uno che riguarda la mobilità elettrica, che di fatto è già chiuso e sta per andare in delibera, ed un altro che invece è stato appena pubblicato, che si chiama Bando Comuni Smart. Di tutto questo ne parleremo con Andrea Alfieri, referente del settore sviluppo locale e innovazione. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Dunque, iniziamo a parlare allora del bando mobilità elettrica, questo bando già chiuso. Di cosa si tratta? Si tratta di un bando a beneficio dei comuni della provincia di Cuneo, singoli o in aggregazione, che prevede l'acquisto di automobili 100% elettriche e di colonnine di ricarica. Il duplice obiettivo di questo bando è da un lato quello di infrastrutturare la provincia di Cuneo con un sistema di stazioni di ricarica, dall'altro è quello di dimostrare proprio attraverso il cofinanziamento di automobili elettriche che saranno utilizzate dai comuni beneficiari che è possibile utilizzare già oggi questo tipo di tecnologia per spostarsi all'interno della nostra provincia. Questo, se non erro, un bando che già nel 2016 era stato fatto. È corretto, di fatto si tratta della seconda edizione attraverso la quale intendiamo completare questa rete di infrastrutture di ricarica. Avendo finanziato 6 contributi nel 2016 e prevedendo di finanziare altri 5 interventi, andremo a creare una rete abbastanza capillare su tutto il territorio della provincia di Cuneo. Invece adesso vorrei parlare di questo bando che invece è appena stato pubblicato, il bando Comuni Smart. Ecco, in cosa consiste questo bando e chi vi può accedere? Allora, partiamo da questa seconda domanda. Il bando è aperto ai comuni della provincia di Cuneo e alle unioni di comuni. È un bando dedicato all'innovazione della pubblica amministrazione locale e va a interessare 3 possibili diversi ambiti. La mobilità intelligente, l'energia intelligente intesa come risparmio energetico e quello che noi chiamiamo smart living, cioè tutte quelle azioni finalizzate a migliorare la vivibilità urbana e la qualità dei servizi che il settore pubblico può offrire al cittadino. Questo bando è un bando complesso, è articolato in 2 fasi proprio per far emergere quelle che sono le esigenze di innovazione che vengono dal territorio. Per questa ragione è un bando molto aperto, senza particolari vincoli, se non quello di presentare una richiesta che sia attinente ai 3 ambiti di cui abbiamo accennato. Come si sviluppa quindi questo bando? Nella prima fase è previsto che i richiedenti possano presentare delle idee progettuali, non ancora dettagliate, che verranno valutate e selezionate. Quelle che sembreranno più innovative, comunque rispondenti ai criteri della fondazione, passeranno alla seconda fase. Tra la prima e la seconda fase è previsto un periodo di accompagnamento da parte della Fondazione Torino Wireless che ha curato questa la parte tecnica di questa iniziativa. Nella seconda fase invece verranno presentati i progetti esecutivi, quindi dei progetti di dettaglio che se giungeranno un punteggio sufficiente verranno poi ammessi a contributo e sviluppati nei 24 mesi successivi alla pubblicazione delle graduatorie. Bene, grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Abbiamo ascoltato Andrea Alfieri, referente del settore sviluppo locale e innovazione della Fondazione CRC di Cuneo. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.